prima di cominciare a torchiare, a far parlare Piero Castellini, credo che sia importante fare una brevissima introduzione, così poi eviteremo di commentare quel fiume di immagini che scorreranno mentre noi chiacchieremo. Oggi, mentre venivo da casa mia all'incontro in bicicletta, pensavo a quante cose di Portolupi si incrociano a Milano nell'arco di una giornata. Io abito in zona centrale, quindi sono partito in bicicletta e sarei potuto passare di fianco a Casa Boschi di Stefano, poi affiancare i Bagni Diurni, che è una delle ultime scoperte, tra l'altro in cui Fai ha avuto un ruolo importantissimo, presentato proprio qua un anno fa, i Bagni Diurni all'inizio di Corso Buenos Aires, poi entriamo verso il centro, Planetario Eupli, la Casa d'Arco di Via Salvini, arrivi a Villa Campiglio, però poi decidi di continuare, perché noi andiamo avanti, e incrociamo Villa Crespi, poi in Corso Matteotti un altro bel palazzo, poi Io Menoni che Portolupi ha restaurato, di fianco appoggiata, possente, la Commerciale Italiana, passando Piazza della Scala in Via Broletta, il Palazzo Girola che Portolupi ha ridisegnato ben tre volte diverse, torniamo in Piazza del Duomo, il pavimento del Duomo è stato disegnato da Portolupi, andiamo in Piazza Dias, anche questa Portolupi molto presente col Palazzo dell'Ina. Arriviamo anche magari in Statale, che è stata ricostruita dopo i bombardamenti da Portolupi nel secondo dopoguerra, e pochi si ricordano di questo. Ci riportiamo in centro, verso via Torino, e ci incrociamo con la Casa del Fascio di Santo Sepolcro, poi in via Santa Valeria Cascamisseta, in via Leopardi, la sede della Metallurgica. Arriviamo al Museo della Scienza e della Tecnica, che è stato restaurato da Portolupi nel dopoguerra. Affianchiamo, torniamo verso il centro, casa degli Attellani, quindi la casa Portolupi, di fianco alla possente bellezza bramantesca di Santa Maria delle Grazie, che Portolupi ha restaurato con un amore filologico al punto di scomparire dopo la guerra, dopo i bombardamenti, in cui c'è la cappella del senatore Conti, per arrivare definitivamente alla casa studio in via Morozzo della Rocca, che era casa e studio, ma dove oggi c'è la Fondazione Portolupi. Ecco, Solo questo velocissimo attraversamento di queste opere ci dice quanto Portolupi è presente in questa città, quanta la sua opera l'abbia cambiata, l'abbia popolata, l'abbia attraversata dagli anni 20 fino alla sua morte nel 67. Piero Portolupi è un caso storiografico straordinario. Noi abbiamo avuto, come dire, io ho avuto questa fortuna, come è stato detto prima, di lavorare con Ferruccio Lupi, Massimo Martignoni alla ricostruzione, la fondazione della Fondazione Portolupi. Mi ricordo quando forse bisogna spegnere questo. Mi ricordo quando intorno al 2000 la famiglia ci invitò a lavorare a questa cosa. Io da studente ricordavo che c'era questa leggenda metropolitana che Portolupi era uno straordinario disegnatore, era un architetto incredibile, ma che non c'era più nessun disegno. Era stato tutto buttato nel lago Maggiore, era tutto scomparso, non c'erano immagini, si conosceva poco. Era un architetto di quelli considerati eclettici, spiritosi, interessanti, ma un po' un perdente della storia, diciamo così. Poi in 4 anni di lavoro, con questi comuni amici, e grazie veramente al supporto della famiglia, abbiamo trovato più di 1200 disegni originali, tutto l'archivio fotografico, l'archivio delle cartoline, tutto l'archivio cinematografico. Ogni tanto qualcuno apriva un cassetto e si trovavano dei materiali incredibili che trovavano fuori, mobili originali. Insomma, venne fatto un lavoro che, con la mostra poi della Triennale del 2005, mostrò quanto fosse stato importante Portolupi per questa città, per l'architettura italiana, e come l'avesse attraversata. Quando avete visto prima quelle immagini dei ragazzi in crociera, alcuni di questi signori si chiamavano Figini e Pollini, e alcuni erano membri dei BIPR, perché erano in viaggio con Portolupi in crociera, con lui come professore. Portolupi ha laureato la meglio gioventù razionalista italiana, è stato preside della facoltà d'architettura nel dopoguerra. Insomma, diciamo che la sua vita è una vita intensa, una vita generosa, una vita di chi ha amato molto, come infatti L'amatore è un bellissimo titolo, e ha dato un segno, ha segnato questa città, l'ha trasformata profondamente, ecco. Adesso noi, mentre parleremo, vedrete un flusso costante di immagini, di disegni bellissimi. Portolupi probabilmente è stato forse uno dei migliori, delle migliori penne, dei migliori disegnatori del Novecento italiano, quindi li vedrete scorrere, non li commentiamo in nessun modo, perché noi oggi interessa parlare di Piero Portolupi con Piero Castellini, quindi parlare dell'architetto, dietro i disegni dell'architetto, dell'uomo, dietro, diciamo, le opere, e niente di meglio che avere suo nipote qua con noi e
avere Piero Castellini. Dico solamente come, come arrivi come nipote, perché questo è importante. Piero Portaluppi sposa Lia Baglia, che è la figlia adottiva di Ettore Conti. Ettore Conti è un uomo importantissimo per la cultura italiana e milanese, è l'uomo che ha, diciamo, portato l'energia elettrica a Milano, è l'uomo dell'elettricità nel nord Italia, è colui che ha dato un contributo alla modernizzazione del paese importantissima. Portaluppi nel 13 si sposa con Lia e hanno due figli, Luisa e Tuccio. Luisa a sua volta si sposa Castellini e ha 5 figli: Nico, Anna, Piero, Ettore e Letizia. Quindi con Piero, il terzo, quello in mezzo, diciamo così, che tra l'altro poi ha continuato, poi è diventato un architetto, e che è architetto, parliamo di Portaluppi, come dire, questa sera. Scusate la mia lunga introduzione, ma pensavo fosse necessaria, così evitiamo di commentare materiali che conoscete tutti benissimo. Chi era Piero Portaluppi? Com'è stata la tua storia, la tua relazione, il tuo rapporto con questo nonno straordinariamente, straordinariamente, come dire, ricco di vita e di spirito, di creatività? Cominciando da quando eravamo... Siete poco? No, però è proprio spento. Un attimo, stiamo... Cominciando? No. Cominciando? Poi di mio. Incominciando da quando eravamo piccoli, il nonno, siccome parlavamo di disegni, ci riempiva per i nostri compleanni e quando avevamo qualche malattia, tipo il morbillo, gli orecchioni, ci faceva delle caricature meravigliose con il morbillo o la scarlatina, con gli sketch che ricordavano il suo passato di disegnatore del Guerin Meschino, sempre con una grande ironia, queste nostre facce somigliante ma molto in caricatura, con tutti questi puntini rossi, oppure ce n'è una mia con una faccia come un pallone, con un grande fazzoletto e delle orecchie come se fossi un asino, e c'era sempre questo fondo di sfottò di grande ironia. E passando il tempo, per i compleanni, lui disegnava dei piccoli libri per ognuno di noi e faceva dei collage meravigliosi, perché non so, ritagliava un aereo dell'epoca, un Caproni mi ricordo, e gli disegnava sopra invece un pilota che era un alpino. E c'era sempre un grande, e il 6 di marzo, il 2 di febbraio per Letizia, e man mano che c'era la signora, nasceva di continuo questa sua passione, facilità del disegno, che con cui ci conquistava, con queste cose proprio che ci sentivamo, ognuno era dedicato a Letizia, a Anna, a Nico, a Ettore, a Piero, ci sentivamo importantissimi. E in più era un uomo estremamente spiritoso e affettuoso, per cui quando poteva ci raggiungeva al lago, in città, e noi spessissimo andavamo da lui e a casa sua, dove eravamo trattati come dei principi, per cui ci sentivamo. Era veramente un uomo fantastico da questo punto di vista, penso persino più affettuoso e più umano quasi che con i suoi figli, con Luisa e Tuccio, e con noi, forse perché a loro doveva dare un certo tipo di educazione che a noi non doveva dare, e quindi ci lasciava nella massima libertà e faceva di tutto per piacerci e perché noi ci divertissimo con lui. Come in realtà dicevi che spesso facevate a gara tra nipoti per andare a casa, sì, a casa degli Castellani, che è un luogo magico, fantastico, era come un premio. Io ho avuto poi la fortuna non meritata, essendo una, diciamo, bestia a scuola e avendo fatto dalla prima media alla terza liceo una collezione di esami a ottobre, che almeno al Manzoni avevo questo record, era quello che aveva più avuto più esami a ottobre, e quindi tutti gli anni dalla prima media fino alla terza liceo io in agosto
con la mia valigina mi trasferivo, perché non c'era nessun altro a Milano, e invece i nonni passavano da loro l'agosto a Milano, mi trasferivo da loro in questa stanza, in una delle stanze che abbiamo visto prima nelle fotografie, la stanza verde, dopo la vediamo, dove avevo un vecchio divano che veniva trasformato in letto, e lì vivevo. Incominciava un'immeritata vacanza, perché durante il giorno dovevo studiare per fare gli esami a ottobre, ma la sera, una sera a teatro, una sera al cinema, una sera c'erano gli amici e giocavano a bridge, per cui io mi sentivo importante, perché partecipavo con delle persone più grandi, sempre persone molto simpatiche, intelligenti e gradevoli. E poi c'era il lato invece culinario, per cui a casa si mangiava in una maniera spettacolosa, e c'era una cuoca, la famosa Maddalena, famosa per noi Maddalena, che faceva delle cose spettacolose. E in più c'era anche la passione del nonno per certi ristoranti, e quindi c'era questa uscita, andare al ristorante allora era una cosa abbastanza speciale. E quindi questo agosto era una seconda vacanza. Per questo che ti facevi prendere gli esami, facevi apposta, era una tecnica. Studiavo una tecnica per poter... E quindi parlando di queste cose con le mie sorelle, i miei fratelli, lo stesso avveniva per loro per merito, ma avveniva la stessa cosa, quindi essendo in cinque riuscivamo abbastanza a alternavamo. Senti, ma una delle cose che mi aveva colpito quando abbiamo cominciato a lavorare soprattutto a Lupi era la sua intensissima vita sociale. È vero che noi oggi non abbiamo forse neanche idea di che tipo di vita sociale venisse fatta dalla buona borghesia milanese negli anni 30 e 50, era tutto un altro mondo, come dire. Sì, era un momento. Quella è la famosa stanza verde, tra l'altro. Questa è, ah, ecco, sì, questa la stanza. Io tra l'altro ho la fortuna di abitare in questa casa, che mi sono un po' conquistato con qualche imbroglio con i fratelli, perché... Però noi glielo diciamo, però noi glielo diciamo. Sono qua, lo sento, ma lo sanno. E e quindi la vita sociale del nonno era credo fosse diversa dagli altri, era una vita molto intensa, molto di relazioni. Intensa, aveva un grandissimo amore per la musica, e avendo fatto il progetto della Piccola Scala, che non è una delle opere sue più riuscite, però purtroppo ci manca molto come spazio, perché c'è tutto un tipo di opera che potrebbe essere molto adatta a quella misura. Ma infatti io, parlando con molte persone di una generazione precedente alla mia, mi raccontano di quanto fosse importante la Piccola Scala. Certo. Dire, era allora, un mondo, sì, c'era sì. La domenica mattina, c'era tutta una serie di momenti. Quindi non sono un grande... In casa mia c'è una grande passione per la musica, io purtroppo sono quello meno. Dopo troviamo qualcosa di buono. Sì, sì, qualcosa troviamo. Quindi lui aveva la cosa sociale più importante, era il diritto a una poltrona e mezzo nel palco reale come architetto della Scala, e per cui poteva portare un nipote, faceva mezzo, e quindi qualche volta andavo anch'io, e lui era beato, era felice, era proprio sorridente, e poi grande appassionato. I miei fratelli meritavano di più questa cosa, perché erano più appassionati di mia madre e anche mio padre, devo dire. Quindi poi c'era il bridge, che lui amava moltissimo, amava molto anche la nonna, che con un gruppo di amici che vedevano con una certa frequenza. E poi c'era una mondanità invece da frac, sì, da architetto arrivato. Ci sono delle sue fotografie. Pare che quando sono nato io lui arrivasse proprio da un ballo in casa Crespi. Io devo essere nato, non so, se alle 2 o alle 3 di notte. Lui è arrivato direttamente da questa cosa. E quindi quella era la grande mondanità che a lui piaceva molto, perché sapeva parlare, raccontare, era affascinante, era un bel uomo.
era... È uomo di mondo, diciamo. Come? È uomo di mondo. Sì, era uomo di mondo, gli piaceva. Era anche una parte piacevolmente ambiziosa che... Ma infatti questa è una delle cose interessanti che venne fuori quando durante la mostra avevamo fatto dei diagrammi molto belli in cui mostravamo il tipo di relazione, perché poi chiaramente un architetto vive di grandi committenti, no? Di committenti, certo, che gli permettono, certo, delle cose. Certo, certo. Tu lo sai anche come progettista, sai cosa, certo, vuol dire trovare degli committenti ambiziosi almeno quanto l'architetto, diciamo, certo, così. Se poi sono di più, anche sì, meglio. Meglio. E in questo Portaluppi era estremamente, come dire, a suo agio, era molto capace, molto, si muoveva molto, con grande libertà. Grande attore era. Ah, era, sì, eh? Sì, sempre, cioè si travestiva bene, senza, non era mai forzato. Beh, a vedere le foto sembrava sempre molto a suo agio. Sì, sì, perché sì, travestito, sì, come sì, era molto, sì, come... sempre molto elegante, questi, sì, abiti, sì, sartoriali, sì, bellissimi. Questi, sì, doppio petti, sempre molto belli, sempre grigi. Non aveva mai, ecco, non ricordo un vestito bleu del nonno, un gessato, naturalmente tutti grigi, accentuati poi quando ci fu la tragica scomparsa del figlio. Accentuati dal fatto che lui non mise più una cravatta colorata, da allora mise sempre una cravatta. Alla fine eravamo riusciti, con qualche imbroglio con le sorelle, con la mamma, eccetera, a fargli mettere qualcosa di grigio, qualche disegno, qualche cosa, e lì allora diventava molto spiritoso, perché osava anche dei disegni molto... come nelle decorazioni dei, cioè, suoi cancelli, sì, come nelle cose. Certo, e parliamo di questo, diciamo, di questo momento molto pesante, molto, diciamo, molto triste della sua vita, perché a fronte di una persona straordinariamente allegra, molto vitale, molto spiritosa, con un senso dell'ironia tagliente, certo, come di delle sue vignette, delle cose, c'è questo dramma del dramma figlio del muore figlio in guerra, di Tuccio, sì, muore giovane in guerra, 42. In volo, come era tenente guardia marina, nel cielo della Tunisia. E soprattutto di questa cosa, che è un dolore tremendo per lui, perché da questo figlio sempre un po' sfortunato, che tra l'altro era mio padrino, zio Tuccio, sfortunato perché andava in motocicletta e cadeva, si rompeva una gamba, poi andava nei sci, si rompeva un braccio, poi un giorno... Insomma, era dinamico, era una vita dinamica. Una famosa volta... Quella giostra stupenda che si chiama, scusate la parola, calcinculo, e parte parte il seggiolino e lui, okay, vola via. Ah. Quindi un destino proprio. Ed era un uomo laureato in ingegneria. Ingegnere. Sì, ingegnere. Non aveva passione. No, era più proprio una testa più io dai racconti, perché, certo, certo, me lo ricordo, avevo 4 anni, e che manca improvvisamente, e il nonno scrive una lettera sul giornale del, sì, sul Popolo, sì, mi pare si chiamasse il Popolo d'Italia, il Popolo d'Italia, scusa, e scrive una lettera come se fosse coraggiosamente felice di aver dato un figlio alla patria. Questa lettera viene mal interpretata e quindi viene tacciato di fascismo. Ci sono delle foto del nonno con la camicia, ecco, sì, sì, a proposito dei vestiti, c'è una foto famosa del nonno in camicia nera, ma se c'era la casa del fascio di Milano, insomma, certo, che... però proprio se c'era una persona apolitica e democratica, profondamente democratica, vedere lui con i suoi fornitori, con l'idraulico. Adesso c'è un caro amico che qui davanti, che mi ha ricordato che anche lui andava alle partite di football dell'Ambrosiana e poi dell'Inter, come preferiva andare nei pozzi, nei popolari, perché il professor, il dottor, l'architetto, il core, eccetera, eccetera, lui proprio trovava lì i suoi, le persone che lavoravano per lui. Aveva una capacità di farsi immediata di simpatia. E questa cosa del rapporto col fascismo è una delle pagine più delicate. Sì. C'è da dire una cosa, certo, dobbiamo ricordarla a tutti, al di là del giudizio inevitabile su quel momento storico, che se eri architetto e volevi lavorare dovevi essere, certo, iscritto alla corporazione, come dire, al sindacato nazionale fascisti, da architetti, scusatemi, sì, certo, dovevi essere tendenzialmente iscritto, ecco, al Partito Nazionale Fascista. Questa e cosa questo era un dato di fatto. Di questa lettera...
che lui scrisse, è una cosa credo che gli fece così del male, sì. Perché sì, tante persone che di idee diverse da lui la usarono, certo, come, certo, per tacciarlo di fascismo, sì, quindi sì, del dolore ebbe anche questa cosa. Questa che, è la casa, questo sono edificio fatto, certo, per il, certo, esatto, in, quello di San Sepolcro. Sì. E di questa cosa, sempre di questo dolore, mi ricordo il giorno in cui finalmente Tuccio tornò, grazie, ecco, a interventi, perché non riuscivano a far tornare alla questo salma. Questo molti anni dopo, no? Molti anni dopo, io ero già 13 anni, e mi ricordo questa mattina, eravamo a Levanto al mare, e con mia madre prendemmo il treno, arrivavamo a Genova, dove degli amici di Genova ci dettero una mano appunto per questo trasporto. E questa bara, io col vestitino tutto bianco dalla festa e mia madre con gli occhi pieni di lacrime, e le due figure di mio nonno e di mia nonna con una forza, con gli occhi pieni di lacrime. E da quel momento, quando finalmente la salma fu messa su quelle macchine. Quelli sono i due, ecco, Portaluppi, la moglie e due bambini, due figli. E questo viaggio, lui amava molto le macchine cabriolet, le fuoriserie, conosceva dei carrozzieri, aveva sempre delle macchine un po' speciali. E allora mi ricordo questa macchina aperta con la nonna e lui davanti che guidava, mia madre e io dietro, e questo viaggio su quella che si chiamava allora camionale, dietro al feretro, questo ricordo che ho da sempre di... come se non ci fosse l'aria, come se ci fosse su di noi una cupola di vetro, che forse lui ha... Di dolore. Io penso di dolore immenso, ma con una commozione, non un dolore straziante, un dolore però fortissimo e con una commozione incredibile. E questa immagine, come se lui, questa capota aperta, la tenesse per avere un dialogo con Tuccio, certo, con quello che c'è di là, non so, certo, non, certo, si sa cosa, certo, c'è, ma... Sì, sì, sì. E questo viaggio lento, perché questa madre, la camionale era lenta, la cosa era lenta, la macchina... E questo è un ricordo che mi accompagna sempre, e dicevo a Lucia di come sono grato di questo invito, di questa cosa, perché rivivendo tutte queste cose mi ha riportato a dei ricordi belli, più tristi, più allegri, e potremmo star qui a parlare del Portaluppi del nonno anche due giorni, perché abbiamo ancora un po' di tempo. Sì, abbiamo ancora un po' di tempo. Ma la gioia che mi ha dato, anche perché io con lui, essendo studente d'architettura, non brillantissimo, con una partenza iniziale spettacolosa, di speranze, di cose, di libertà, eccetera, eccetera, addirittura lui certe volte mi portava, allora che era stata l'ultima macchina, o la penultima che aveva questa fetta 1009, che era una macchina con cui si correva da mille miglia, cioè, lui poi le aveva sempre un po' trucca, insomma, sempre elaborate, e andava. Allora arriviamo vicino al Politecnico, mi lasciava in un angolino perché non voleva fare anche niente, perché era il preside, non voleva fare nepotismo, e mi lasciava in un angolo e lui proseguiva. E però ti diceva, sei fortunato che ti chiami Castellini. Sì, giusto? No, quello dopo. Ah, quello dopo. Dopo, perché quando gli anni passavano... Non passavi gli esami. Non mi laureava, diceva, a un certo punto... Allora, diceva per lui, forse. No, sì, lui diceva, per fortuna ti chiami Castellini e non Portaluppi, perché sei la vergogna. Eravamo in tre o quattro. La sindrome della pecora nera, vedo che... Sì, sì. Ma però anche allora, deluso da com'ero, era... affettuosissimo. E poi io, per farmi perdonare questa cosa, che non studiavo, che non andavo al cinema, andavo alle corse di cavalli, secondo me ieri simpaticissimo, io sono sicuro che ieri simpaticissimo, ecco, credo anch'io, ma doveva cosa. Fare è chiaro, perché il nome, e però io, per farmi perdonare, avevo una certa capacità grafica, per cui lavoravo alla Longanesi, lavoravo a Reader Digest, in altre case disegnavo delle copertine,
e lui apprezzava molto questa cosa. Beh, perché, i disegni che faceva sicuramente. Apprezzava come dire la manualità, il fatto di fare le cose. Io rispetto a lui, un vero cane. Io mi ricordo che in studio da lui aveva un disegnino mio di una Madonna delle Grazie fatte da me, quando io non avevo mai realizzato, pensavo di averla fatta a 4 anni e mi sentivo uno bravo. Guardato, ne avevo 9. Però lui la teneva, insieme a lui aveva queste fotografie degli occhi di tutti noi 5 figli. Una sopra l'altra. E poi in un angolino c'era questa Madonnina delle Grazie disegnata da me. Ecco, ci vuoi parlare dello studio? Perché lo studio, dovete sapere, per chi non è mai stato alla Fondazione Porto Lupi, tra l'altro una visita che consiglio a chiunque, che è un luogo meraviglioso, il palazzo è incredibile, l'ingresso, lasciamo qualche dettaglio, di qualche segreto, così almeno c'è la scoperta. È diviso adesso in due, da una parte entrando diciamo sulla sinistra c'è il tuo studio e sulla destra c'è la Fondazione Porto Lupi. Una volta era chiaramente passante passava sotto la scala. Come funziona, come era organizzato lo studio? Perché c'era la parte dei disegnatori e la parte del professore. C'era diciamo proprio così. Era magnifico, perché c'era un bancone dietro cui stava la segretaria, come da un dottore, da un barone era un barone. Poi c'era questa meravigliosa stanza dove c'era questo campionario di marmi. Lui aveva la passione per marmi, talmente grande che a me me l'aveva fatta passare, perché era una specie di mania di questi rosa, di questi verdi. Adesso io sono innamorato dei marmi e non li uso molto. Ma infatti questa cosa dei marmi è fantastica. Se avete per caso una casa di Porto Lupi, avete dei dubbi, andate in bagno. I bagni di Porto Lupi sono i capolavori nel capolavoro, cioè non c'è bagno in cui lui non usi 3 marmi diversi, li combini. Questa marmoteca è una specie di biblioteca dei marmi con cui riveste la sala riunioni dello studio. La sala riunioni, e partendo dai toni più pacati di grigi, passa i beige diventano rosa, i rosa diventano rossi, i rossi diventano... Poi dai grigi all'incontrario, i grigi... passano i verdi a quel verde Chalant, quello della Val d'Aosta, bellissimo, ormai ce n'è ancora un cubetto. Perché c'è una doppia idea, voi dovete immaginare che arriva il cliente a cui Porto Lupi vuole far spendere un sacco di soldi per fare questi bagni meravigliosi. Questo lo fanno tutti gli architetti, chiaramente. La cosa più semplice è, non basta l'architetto dice, guardi, le userò un marmo meraviglioso, un verde, che colore degli occhi di sua moglie. No, perché in tutta questa collezione di marmi meravigliosa, lui può indicare il marmo a terra e dica, sarà così. Quindi il cliente immediatamente capisce questa cosa e entra in sintonia con l'architetto. Ma niente di meglio che questa biblioteca dei marmi è un modo straordinario per sedurre i clienti ogni volta. Mi viene in mente una cosa bellissima che ho avuto la fortuna di ereditare e che lui teneva in studio nella parte di quella che adesso occupo io, che era quello dei disegnatori. Poi i disegnatori era un disegnatore che era uno che insegnava a me restauro monumenti, Sabbioni, che era come il nonno, un fior di disegnatore, uguale, diciamo che è un disegnatore di lusso, grandissimo architetto Sabbioni, adorava il nonno, questo è lo studio, questo è il palazzo dello studio, e si vestiva come lui, questo è l'ingresso, guardate i marmi diversi, aveva la barbetta come lui, e questa è la marmoteca, scusami, questa è questa collezione di marmi, questo è il simbolo della casetta di Porto Lupi, qui ci sono delle colonne che ci siamo spartiti e qualcuno ha un po' esagerato, mi rivolgo alle mie sorelle nella spartizione, fate scoprire. E questa è la casa degli Atellani dove Porto Lupi vive, è il museo della scienza e della tecnica. Lui quando cominciò, come ti accennavo prima, che divenne membro dell'Accademia di San Luca e si mise a frequentare Roma più frequentemente. Trovò da un antiquario questa collezione di marmi di Roma antica che ho la fortuna di avere. Devo dire che sarei stato là, se non malentamente la casa, lo studio, i marmi. me lo sono meritato, con un tirocinio, infatti così. Guarda come ridono le mie sorelle. Questa collezione è fantastica perché sono 1600 pezzi di marmo con cui è stata costruita tutta Roma antica. C'era un ingegnere
all'inizio del secolo scorso, che dava un soldino, un soldone ai, agli uomini che lavoravano nella Roma Umbertina, certo. E diceva: se tu trovi un pezzo, di qualsiasi pezzo trovi di questa dimensione, tu portamelo che io ti do una lira, un centesimo, non so quello che è. E ha messo insieme questa cosa. Sono tutti i marmi dell'area mediterranea, anche un sacco di marmi non esistono più, sono delle pietre dure, delle cose. È una cosa incredibile. Lui li teneva in studio, io li ho portati via dallo studio, li ho messi in una specie di biblioteca. Dove... Ma infatti io, come dire, io affettuosamente prendo in giro Piero Castellini, che in realtà è uno straordinario architetto che nei restauri, come diceva prima, ha ereditato dal nonno questa grazia, questa abilità di usare i materiali. Questa è una cosa che... Io quel poco che valgo, e penso veramente che la mia fortuna, la scuola, come hai capito, come avete capito, non era la mia passione, ma l'aria che ho respirato con lui, con mia madre e anche con mio padre, devo dire, e proprio il vedere, il parlare, il sentirne parlare, andare con lui alla fiera di Sinigaglia a cercare la meridianina, che era la fiera dove ritrovavi la bicicletta, certo, che ti avevano rubato. E adesso non c'è più, se ci hanno rubato la nostra bicicletta. Infatti, non diamo la colpa al faccia. Ma infatti tu frequentavi il nonno Piero Portaluppi in due luoghi, diciamo, di base, sì, di una straordinaria bellezza, perché sì, lo studio ancora, certo, cioè, se oggi ti dà una... ti emoziona dalle fotografie dell'epoca, quelle che tu hai vissuto, certo, certo, era veramente un luogo incredibile, e la casa ancora di più, era veramente il luogo dove l'architetto ha giocato, ha sperimentato, certo, no? Ha proprio esagerato. Qui, scusa, un appunto di una cosa che mi è venuta in mente, invece, per dire questo uomo così scanzonato, così libero, sì, così moderno, mi ricordo che sempre in questo magnifico giardino c'era una serra, e quando io mi sono sposato, avevo fatto un progetto per riuscire ad andare a vivere in questa serra, scavando un po' sotto, nel giardino, dando un'alzatina al tetto, cioè, riuscivo a fare 3 piani. Lui mi aiutò per avere il permesso, in sovrintendenza e tutto, mi fece ottenere il permesso e mi disse: tu lì non ci vai a stare, ma neanche di lì. Cioè, tutta una festa, perché trovava poco borghese, trovava troppo scanzonato, troppo bohemien, andare a vivere in un posto così, che è un posto di sogno. E quindi aveva dei suoi schemi, secondo me, che gli venivano. Lui, avendo perso il padre molto giovane, certo, era stato costretto praticamente a mantenere la sua famiglia con le sue trovate, il suo... i disegni, certo, gli sketch che faceva su quel meschino, sì, era stato costretto a una vita molto dura, e questa cosa gli era rimasta, sia nella grande generosità che aveva con tutto, se poteva aiutare qualcuno lo faceva molto volentieri, sia con questo schema molto borghese e questo grande rispetto della Milano ricca, della Milano che... Questa è proprio la figura che tu racconti, è la perfetta figura diciamo, dei grandi professionisti che hanno fatto grande la Milano moderna. Sì, cioè, si poteva essere, come dire, ironici e taglienti e contemporaneamente sapere dove si stava, che relazione avere e che valore aveva il lavoro, perché dal libro masso dei lavori di Portaluppi noi sappiamo che lui ha disegnato e progettato più di 1050 edifici, una cifra incredibile, e tutto questo in 50.000 attività, una parte di queste è stata realizzata. Portaluppi disegnava qualsiasi cosa, non parliamo solo di edifici, camminare per Villa Campiglio, no? Dal mobile alla maniglia, alla finestra, al disegno del verde, alle decorazioni, questa casa in particolare, la committenza deve essere stata talmente brillante che i copri caloriferi, quelle maniglie, le porte d'acciaio, i dettagli, le rotaie di ottone su cui scorrono questi che scorrevano anche prima del restauro, ma questo per dire che era interessante, perché poi dopo uno si immagina che in studio ci fossero 50 persone e venissero prodotti decine di disegni, in realtà c'erano pochissimi disegnatori allora, si facevano i dettagli, come dire, che servivano per cominciare il cantiere, e poi si lavorava con questi incredibili artigiani che Milano, le città italiane avevano, che hanno ancora in parte oggi,
che erano capaci poi di realizzare queste cose in opera, perché poi Porta Lupi passava tanto tempo in cantiere, no? Tu hai ricordi di cantiere? Sì, adesso lo ricordo, ma faccio un anticipo sulla la cosa tipo quella nostra, che ci sarà col Guglielmo Uri, col figlio che è un mio grandissimo amico, e lì c'è un'unione tra l'architetto e l'artigiano, e ve lo racconteranno loro, di una qualità che non possiamo quasi credere. Però oggi la fortuna dell'Italia, al contrario dell'Inghilterra, della Francia, l'artigiano bravo non manda più, 20 anni fa lo mandava a fare architettura, no, e i figli poi finivano o facevano dei progetti che non dimentichiamoli, peggio di, non dico dei nostri, ma veramente un livello che non so, o finivano in comune a firmare scartoffie, cose, eccetera. Quindi oggi hanno capito i tappezzieri, i falegnami, le cose, e abbiamo ancora un tesoro in Italia, in Toscana, tu in Lombardia. Tu lo verifichi col tuo lavoro continuamente, no? Continuo. È proprio una grande gioia, questa proprio me l'ha trasmessa lui, questa cosa dell'artigiano. E qualche ricordo di cantiere ce l'hai? Cantiere molto bellissimo, una volta proprio l'inizio, e lì avevo già cominciato architettura, lui ogni tanto mi portava, e mi portava anche a vedere delle cose in un momento che secondo me il nonno aveva perso il suo smalto, cioè delle banche, Monte dei Paschi, quella banca che poi è finita con tutta quella storia di, adesso mi viene in mente, quella banca che c'è in via Clerici vicino a Mediobanca, tutta fatta di marmi, molto, molto classica, molto, ma non c'è più la follia. Sì. Di Portaluppi, l'arco, il suo, il ghiribizzo del suo. Sì, è stanco, e forse questo dolore, perché lui come persona umanamente era pieno di vizi, anche forse di più. Forse c'era un modo per coprire questo dolore, c'era un modo per... Ma forse aveva perso un po' di smalto. E allora ebbi la fortuna invece di, che la cosa ho visto, la banca, era la Banca Ambrosiana, poi il Monte dei Paschi, ma la cosa che ricordo più bella era il restauro dell'Ospedale Maggiore, che è un'opera... Ho visto passare una fotografia dove c'era Portaluppi con De Gasperi. Faccio un appunto di questo concorso che il nonno fece. Il famoso concorso per il Chicago Tribune. A New York, senza essere mai andato a New York. Quindi attraverso una serie di cartoline che lui aveva, si è immaginato questo, che è molto interessante. Ma sì, tra l'altro sono tutti disegni che hanno i titoli molto divertenti, perché uno si chiama Alla Banuel, che è un anagramma di Le Tutta la Bala, l'altro è Helly Town, che vuol dire la città infernale, l'altro è SKNE, che vuol dire scappane. C'è questa relazione con la modernità molto, come dire... diffidente, diciamo. Insieme l'irriverenza, e però legata alla... Lui era appassionato di enigmistica, faceva anche proprio... E quindi e l'anagramma. Esatto. E a lui piaceva moltissimo l'anagramma e il latino, perché venendo da una scuola tecnica da Brera, da non il classico, appena poteva mettere qualche scritta in latino, anche quelle cose della borghesia milanese, fai e stai zitto, quella dei Pirelli, non mi ricordo più, in Bicocca, che è un'altra cosa. Sono tutti dei motti, stai zitto. Però lui li scriveva tutti in latino, allora diventava più leggeri. Come queste colonne che io ho in sala da pranzo mia, che ho riportato e le ho girate perché erano scritte, dicono, man, su una cosa c'era man, duca, assa il caro commensale, ma nel di dopo non volermi male. E cioè, però dovevi conquistare. Erano due colonne, tra l'altro, neoclassiche, stupende, con dei vasi, cioè anche delle cose di grande valore. Di quel mio... No, ma questo però è tipico di quelli. Questi architetti, come dire, giocavano, lavoravano con la storia con grande libertà. Cioè, lui si sentiva in continuità con la storia precedente. Io perché non ne potevo più da quanto l'ho vista, ma in sala, nella saletta studio, dove c'è quella famosa sua scrivania col tamburo che gira, che ora è alla fondazione.
tutto il muro era fatto con caratteri fascisti di questo spessore, bellissimo. Era tutto un anagramma del nome suo, Piero Elia. Io ricordo Piroleai, cioè si inventava delle parole, e tutto scritto, io l'ho ricoperto con del cartongesso perché non ne potevo più, ma sappiate, i miei parenti, i miei figli, ma chi le prossime generazioni, che gli basta togliere il cartongesso e c'è questa cosa che è meravigliosa. Immagino. Anche perché gli anagramma di Piero Elia ne avrà fatti, non so, 20, 30. Hai visto all'inizio quando abbiamo fatto tu, Anna, che sei la tua specialista di... Ecco, sì, io 20-30, lei 15. Non puoi esagerare. Questo, no, infatti all'inizio quando si è visto il film c'era il gioco di lettere della P che calavano, insomma, una cascata di lettere. Di lettere, tutto qui, questi giochi, la famosa Maddalena, quella del cibo, che era la loro cameriera, c'è immortalata nei film, nei suoi film su Milano, vestita da olandesina, vestita da... che non era una donna particolarmente affascinante. Noi eravamo affezionati. Però questa era la dimensione domestica del gioco, cioè in casa tu dicevi si giocava tantissimo, lui faceva anche le feste, le cose, disegnava, faceva i biglietti, c'era questa cosa della cura di una qualità domestica legata molto al gioco, no? A una dimensione molto informale, molto calda. La svegliarina che era per la festa di Anna, era questa festa meravigliosa che era il 9 di compleanno di Anna, e erano praticamente, siccome più o meno tutti i nostri amici andavano, chi al Manzoni, chi al Berché, chi al Parini, e vedi che anche tu, i tuoi figli, Parini, e era una festa di... lui faceva tutti questi trabocchetti, questi enigmi, che avveniva in casa nostra, in via San Vittore, ma era proprio come una gara di qui vedo qualche faccia di parenti o di amici che hanno partecipato. Hanno giocato. Per cui un anno vinceva il Parini, un anno quelli che andavano al Parini, quelli che andavano al Besce. Però questa cosa è legata comunque alla dimensione sociale, dove alla fine, in quei tempi Milano alla fine era piccola, cioè quindi era un mondo piccolo. Sì, ci conoscevamo tutti. E su questo c'è il rapporto, l'altra cosa molto importante del Rotary. Certo. Perché dovete sapere che i primi due architetti importanti milanesi iscritti a Rotary sono Piero Portaluppi e Gio Ponti, che non a caso entrano, come dire, in un quello che oggi chiameremmo un network, un gioco di relazioni tra grandi imprenditori, alta borghesia, industriali, e quindi la figura dell'architetto entra in società e trova anche clienti e diventa anche un ruolo molto importante. Molto, cioè, quella è un'altra storia molto bella. La parola massoneria massoneria. Ricordiamoci che Rotary venne chiuso dal fascismo alla fine degli anni 30, e Portaluppi arrivò a essere uno dei grandi, come dire, come si chiama? Diventa anche governatore. Governatore, va in Canada, fa dei viaggi che per noi erano allora bambini, ormai erano già grandini, ma insomma non si andava in America in giornata adesso. Però diciamo che si con meno facilità sicuramente. Ecco, poi l'altra cosa è che Portaluppi, l'abbiamo visto anche dai filmati all'inizio della presentazione, amava molto viaggiare, portava i suoi studenti. Questi viaggi sono mitici, e portava anche voi. Insomma, e portava anche noi. Che ricordi hai di questi viaggi con Portaluppi? Erano fantastici. Mi ricordavo le mie sorelle, qualcuno si è lamentato perché andavano in pullman. Io ho avuto anche lì fortuna perché sono andato su questa nave meravigliosa, che era la prima volta che la Marina russa, dopo la guerra, mandava una nave da turisti. E abbiamo fatto questo giro verso Porto, Lisbona, Tangeri e Madeira. Questa è l'immagine di viaggio di Portaluppi con i suoi studenti. Sì, infatti, proprio sempre parlando di Ulrich, prima questo mio amico mi ha fatto vedere una fotografia di suo padre, Guglielmo, durante uno di questi viaggi. A proposito del viaggio, la cosa divertente è che a un certo punto, durante questo viaggio, ho visto lì il nanetto, e c'era un gruppo di nostalgici monarchici che, essendo a Lisbona, ha detto andiamo a trovare Umberto, dobbiamo andare a trovare Umberto.
E noi silenziosamente ci siamo accodati, il nonno adesso ci viene. Come siamo arrivati, Umberto ha visto mio nonno, l'ha preso sotto braccio, sì, ha salutato i nostri, si è ripreso sotto braccio e lui guarda, perché lui non ci aveva mai parlato di questa sua durante, dice, ah ma io lo conosco, ci siamo visti, non so, a Roma, non so, 10 anni fa, 20 anni fa, cioè, si vede che lui bambino, qualche inaugurazione di quelle dove appunto c'era suo padre, eccetera, eccetera, erano conosciuto, si avevano simpatizzato, lui si ricordava benissimo. Per cui tornando sulla nave il nonno era diventato una specie di un mito. Tutti i monachi lo guardavano. A proposito dei viaggi sulla nave, la cosa bella, e qui lo posso dire una cosa delicata, ma talmente bella e romantica, che questi viaggi avvenivano sempre con un nipote o dei nipoti. Era una vacanza dove non avevamo solo la nonna, ma avevamo anche la zia X, chiamerò X, anche vabbè, perché qui c'è un nipote di questa zia che andava spesso alle partite di football con il nonno. Il nipote o la zia? La zia football non niente. Il nipote e lo zio del nipote anche andava. Sempre ambrosiana. Sempre, ci sono l'ambrosiana, ci sono l'Inter chiaramente. E la cosa bella di questo trio, che io chiamo il trio meraviglioso, era che la bellissima zia era più bella di mia nonna, ma mia nonna era molto carina, e però era una donna più che badava meno alla forma molto, sì, ma all'eleganza. Invece la zia X era una meraviglia. Anche la nonna, durante queste cose, per la concorrenza, metteva qualche cappellino, qualche cosa, insomma, c'era. E poi tutto questo veniva a vantaggio del nipote, perché era una gara che piccolino andava malissimo, è una cosa fantastica. E questo trio, che è una cosa che si usava molto allora, non c'erano i divorzi, tempi, non si usavano, ma la felicità di queste tre persone, io non ho mai sentito un litigio, ma è una battuta, anche l'amicizia in un certo senso tra la nonna e la zia. Anche so che dopo la scomparsa il rapporto di mio nonno con i figli della zia, i rapporti nostri con i figli della zia e con i nipoti e quindi era una, e lui era beato, lui chiaramente era beato, come pensare al contrario, e di conseguenza noi ammiriamo molto anche mia madre adorava questa zia. Però, avete notato la grazia discreta con cui Piero Castellini ha raccontato questa cosa, che come dire, si confronta al modo con cui il nonno non aveva parlato della conoscenza di Umberto, no? C'è questa forma di discrezione borghese che a cui noi purtroppo si è molto persa nelle relazioni in questi ultimi anni, che invece faceva anche una separazione tra un ambito pubblico e un ambito privato, no? Questo era anche molto, molto importante, faceva parte di un modo di essere, diciamo, di vivere la vita di città da parte dell'alta borghesia milanese. C'è. Che era molto riservato. Assolutamente, sì, questo understatement. C'erano questi che sono stati i grandi iniziali, grandi mecenate di mio nonno, è stato lo zio Conti, per nostra fortuna è diventato la zio a bisnonno, perché era un altro nonno che ci viziava, ci adorava, perché non avendo figli, quindi andare da lui in giardino e giocare e avere la sua parola, la sua cosa, la sua presenza, era fantastico. Sì, perché la casa di Atellani era la casa che i Conti si è fatta costruire da Portaluppi. Per nobili, cioè arrivato a un certo brillante ingegnere, però sentiva il bisogno di avere una casa di rappresentanza. Infatti è interessante perché Portaluppi lì ha inventato la nobiltà di Conti, l'ha trasformato in una casa di scontea, e poi Conti si è fatto seppellire in Santa Maria delle Grazie. Addirittura, Madonna, sì, una cosa, certo. No. L'ultimo è stato l'ultimo. A proposito di questa, c'era questa cosa molto divertente che diceva la moglie di Conti, la zia Gianna, detta Tricorno, perché lei ha sempre avuto solo cappelli a tricorno, del tricorno veneziano, e addirittura durante la guerra, quando doveva andare, c'erano gli allarmi,
si era fatto fare due tricorni mimetizzati per riuscire. Non è vero? Me la sono inventata. Però è una bellissima leggenda metropolitana, se anche non è vera è bellissima, ormai come dire, qui quando la leggenda diventa storia e viceversa, non è più importante. Qui da storico dico che non è importante, è una storia bellissima. E allora bellissima. Sempre la Giannina, cosiddetta Giannina, la zia Gianna, passava davanti a queste tombe da viva e diceva, mi passi di lì, perché parlava anche milanese, e mi passi di lì e mi disi un requiem. Mi dico, si anticipava, si pregava già per facilitare. Era una donna simpaticissima. Senti, parlando di ossessioni e di passioni, sì. Le immagini che sono continuamente stanno girando mostrano due cose molto belle, che sono le altre due grandi passioni di Piero Portaluppi. Una è chiaramente fare film, registrare con questa sua mitica Paillard con cui faceva... Era come una decorazione. Era sempre con lui, era sempre con lui. Con lui, era una cosa proprio che pesava, mi ricordo, ma si vede un 8 mm. Tra l'altro è in fondazione, c'è ancora, sì. Giusto? Cioè, sì, sì. Bellissimo. Registrava ogni cosa, quindi tutta la vostra vita. Tutto, i nostri tuffi, i nostri... quando veniva sul lago dagli altri nonni, l'inizio dello sci d'acqua, il motoscafo, la cosa. Lui in questo era molto moderno, no? Cioè, veramente un architetto che abbraccia la modernità, le macchine, il cinema. Sempre queste automobili, ce ne aveva una che poi è bruciata in un incendio, che non mi ricordo, non era di Pininfarina, ma questa macchina gigantesca, bellissima, come erano allora. Certo. A me proprio se le faceva fare questa idea della modernità, beh, questo è l'artigiano, perché quella è una modernità artigianale. Certo. E l'altra sono le meridiane di cui hai accennato. Allora, certo. Voi dovete sapere che Piero Portaluppi nelle sue case metteva quasi sempre una meridiana, e dall'altra lui collezionava, ha collezionato queste. E quelle che metteva le progettava lui. Abbiamo ancora tutti i libri con tutti. Sì. Incapibili. Ma poi c'è questa collezione incredibile. C'è quel bellissimo libro che lui ha scritto. Che è l'ultimo che lui ha fatto. Sul meridiano. Esatto. E poi c'è questa collezione che tra l'altro oggi è stata che la famiglia ha donato al Pol di Pezzoli. Sì, che è un'idea. Che eccola qua, guardate, questa immagine. Sì. Ecco lui con le sue meridiane e con la Paillard. Ma come questa ossessione del tempo, che poi è una cosa molto moderna, perché certo. Se tu ci pensi, gli architetti moderni sono ossessionati dalla velocità, ma il fatto che tutta questa velocità consuma il tempo, no? E forse Portaluppi in qualche modo lo... E infatti anche ora un numero Nisi, Sereno, e questa passione del latino, se non c'è il sole non funziona. Certo, si va a dormire. Ma però molto spesso nelle meridiane i detti sono ricordati che la morte, esatto. Ricorda la morte, oppure c'è proprio la morte con la falce. Quando ho cominciato, tu lo sai quando ho cominciato a raccogliere questi oggetti? Cioè è una cosa da prima della guerra? No, non lo so, guerra, ma penso prima della guerra. È una cosa al che l'ha sempre accompagnato. Tale che un'altra delle cose che io ho coperto col cartongesso, dove ho la collezione, ma che però 2 anni fa ho tolto, prima di quando ci sono ancora, la sua meridiana che dipinse lui nel 47, mi pare. Dove? E nella nicchia di casa, quella sinistra, la fotografia, certo. Che funzionava con la luce a un certo punto del sole, sì. Che batteva in una finestra riempita di specchi, dove c'era una palla di granito, sì. Che proiettava sul soffitto e tu guardavi l'orologio e perfetto, con tutte le varianti dell'agosto, quindi un progetto. E lui ti spiegava perché gli piaceva tanto questa cosa, cioè quando andavate a cercare? No, non me lo spiegava perché secondo me aveva capito che non ero all'altezza, ma invece mi portava... Ma sì, questo è... No, ma l'altezza matematicamente, ma però mi portava a Sinigaglia a cercare, perché era un occhio veloce, il naso, il fiuto dell'oggetto invece ce l'avevo, e che quello è una cosa, il suo piccolo cane da tartufo, quest'aria che hai respirato, che entri in un posto e senti che una cosa è falsa o è vera, poi prendi lo stesso delle fregature, le ha prese anche lui, però aveva dei pezzi che
venivano da tutte le università del mondo. Infatti è una collezione importantissima, sì, veramente... sì, sì, abbastanza credo unica, come quella dei francobolli che ti dicevo prima, che era... Contrariamente, avevamo un nonno. Però dici dove li teneva i francobolli? Lui aveva bellissimo, aveva questo armadio, questo spogliatoio, che poi a un certo punto non aveva la profondità di 60, classica, sì. 58, quello classico da abiti, ma aveva una doppia profondità, per cui la sera, magari la nonna andava a dormire, lui si chiudeva in questa sua stanzetta. Si chiudeva nell'armadio? Nell'armadio. La cabina armadio. E la cabina armadio. Sì, ma erano proprio due ante e era bellissimo questo armadio perché l'aveva tutto costellato di francobolli, era come una cometa, di una via lattea tutta di francobolli con tutti i colori. E aveva questa collezione che era fantastica perché non era di valore, di valore economico, certo. Ma era di valore di curiosità perché... tanti pezzi strani, sì, tante cose da tanti, sì, paesi diversi. Magari certi francobolli li ha disegnati, era talmente, sì, bravo che magari li ha anche... Non mi stupirebbe. Non mi stupirebbe. Poi, secondo me, gli piaceva anche l'idea di quel colore, di creare qualcosa che fosse uno spazio magico, no? Completamente, sì, fuori, sì, dal, sì, mondo. Sì, sì, poi questo amore per le stelle, per i segni zodiacali, delle cose... Sembrava come una nuvola. E lui si chiudeva in questo stanzino dove aveva tutti i suoi classificatori. Lui aveva una grande passione per le statistiche, per le cose. Faceva quanti gol aveva fatto l'Inter, a Torino. Dovete sapere che abbiamo tre materiali che abbiamo trovato. C'è questo album bellissimo di quando lui era giovane, in cui in un anno quanti litri di latte ho bevuto, quanto burro ho consumato, quante passi ho fatto, quante gomme di bicicletta ho consumato, quanto ho speso per andare all'Expo. Quello che c'è stato, quella giornata, c'è un'idea della, però molto moderna, di misurare il tempo, di misurare, poi essendo anche attento ai costi, alla vita, anche questa cosa. È... E secondo me, tanto come questa cosa del padre mancato presto e questa fatica che ha fatto da giovane per mantenere le altre... l'altra sorella, sì, e la madre... l'ha condizionato, tanto l'ha reso generoso, era di una generosità. Beh, ha ridato quello che la vita gli ha portato. Cioè, ti faccio un'ultima domanda. Cioè. Tu, come hai detto, hai avuto questa fortuna di vivere oggi nella casa di Piero Montaluppi. Come l'hai trovata, come l'hai cambiata, come la abiti, come la vivi? E che cosa vuol dire per te, in qualche modo, incroci due vite almeno in questa casa, no? Quindi com'è vivere in questo incredibile appartamento? Penso che me lo sono abbastanza, ma guadagnato più con l'astuzia che col merito, ma in un primo tempo ho tentato di dare di togliere qualcosa per vivere bene. Dormo nella sala da pranzo, la casa del nonno era su due piani, io ora ho solo un piano, quindi ho la cucina. La sala da pranzo è diventata la mia camera da letto, tra la cucina c'era un office, ho fatto un bagno e poi ho fatto un buco. Mi ricordo questa cosa bellissima della nonna che mi diceva Piero, ti piacerebbe un po' di vino? Al nonno, ma era rivolto più a me, perché al nonno piaceva il vino, ma non era un grande... Mi piaceva il lambrusco molto, il rosso spumante. E allora io scendevo e mi ricordavo che andando in cantina c'era questa luce che dava sul giardino. Allora, appena arrivata, la prima cosa che ho fatto, ho bucato, ho preso le due cantine dove ci sono le stanze da letto degli ospiti o dei miei figli quando passano da Milano, e quindi praticamente, e invece ho perso la parte notte, che è la bellissima scala, quella scala sua con la P come firma, e quella bellissima che sembra quasi un Melotti, questo lampadario, non lampadario, che con delle catene d'oro tiene tutta una serie di casette, è molto melottiano. E quindi ho la stanza verde, non ho più la stanza delle meridiane, e la stanza verde è intoccata, salvo un piccolo, una debolezza, una mania delle righe che divido con il mio cuginetto Emanuele, che è lì, che mi ascolta, facciamo delle stoffe, ci divertiamo, facciamo delle cose molto interessanti insieme, siamo soci, e ho fatto delle righe, invece che soffitto verde, ho fatto delle righe bianche e verdi, come se fosse un tendone
Schenkeliano quasi questa cosa. E poi ho messo il cartongesso su Piero Leai, Piero Elia, ho messo il cartongesso a Meridiana, l'ho tolto il cartongesso a Meridiana, quindi l'ossatura del portaluppi quella resistente. Dopo ci sono tutti i miei pasticci, le mie collezioni, che anche quella è una cosa che mi ha insegnato, no? Quello che ci sono i marmi, c'è un pezzo di corallo, c'è una meridiana, c'è un vecchio binocolo, c'è il dente di narvalo, c'è, insomma un gran pasticcio. E quell'abitudine alla ricchezza che ti ha reso l'architetto che sei, che ti fa fare le cose che fai così benissimo. Mi ha dato il coraggio, la disinvoltura di giocare, fare, di essere di fare. Quello proprio me l'ha insegnato lui. Bene. Senza... Grazie, no, direi che ci siamo, no? Giusto? Grazie. Per fortuna mi hai interrotto, perché di questo nonno... No, ma io sarei andato avanti, solo che poi non ci siamo. No, potremmo fare delle puntate. Facciamo la seconda puntata, la seconda faccio serie. Sempre pubblicità al grande Ulrich, perché poco tempo fa abbiamo scoperto che queste poltrone che erano sempre state attribuite al Portaluppi sono dell'Ulrich. Io invece chiudo facendo pubblicità al Fari, ringraziandoli, bravissimi. Grazie. Donate l'urla, secondo me è troppo piccola.